Ancora buonasera e bentrovate alla nostra serata basket. Allora andiamo a vedere anche i nostri ospiti, li andiamo a presentare. Partiamo dal nostro Alessandro Ceccoli. Buonasera Alessandro. Ciao Roberto, buonasera a tutti. A suo fianco Massimiliano Manducchi. Poi abbiamo Pier Filippo Rossi. Buonasera. Tecnico di appunto dell'Happy Basket Renauto, della quale parleremo molto questa sera, e tra poco capirete perché, poi in parte lo state già vedendo. L'ala di Albergatore Pro RBR Nicolò Moffa, buonasera, buonasera Nicolò, e il nostro Daniele Bacchi. Buonasera. E soprattutto abbiamo loro, e allora fatevi un grosso applauso perché. La Renauto Happy Basket Rimini ha centrato una storica promozione in Serie B. E allora, Mando, visto che sei quasi padrone di casa, poi andremo anche a presentare tutte le ragazze e lo staff tecnico al completo. Partiamo da sabato, poi vedremo anche qualche immagine. Sì, sabato vittoria con San Lazzaro, era la partita decisiva per andare su direttamente senza passare dai playoff, partita vinta bene, primo quarto un po' magari contratte perché insomma la posta in palla era tanta, qualche errore su anche su tiri costruiti bene, poi invece la partita è andata via in scioltezza nel secondo e poi c'è stato spazio solo per la festa, festa dalla quale a quanto pare sono l'unico che è riuscito a lavare la maglietta perché ce l'ho solo io. Esatto. Dovevamo avere tutti la stessa maglietta, ma a quanto pare ti hanno voluto emarginare. Lui, cioè, sì, sì, con la maglietta diversa. Sì, alla fine ti ha fatto fare la figura del tamarro. Alla fine sono l'unico nerd che ha passato il weekend a lavare la maglietta. Ha fatto il tamarro. Allora, visto che abbiamo coach Filo Rossi, sì, e insomma avete avuto un ruolino di marcia strepitoso, 20 su 22, praticamente avete fatto una striscia infinita di vittorie, poi due sconfitte e poi la meritata promozione che è arrivata sabato. Una squadra, adesso vediamo, poi dopo la presenteremo anche, che possiamo dire insomma alla fine ha dominato questo torneo. Sì, dominato, abbiamo dato del pepe finale al campionato. L'avete fatto anche apposta, no? No. No, sportivamente ecco, devo dire che è stato anche giusto così, perché il campionato, pur vincendo tante partite di fila, insomma non era proprio assolutamente scontato e c'erano delle squadre che potevano essere accreditate per darci molto fastidio. Chiaro che vincere 19 partite di fila e non aver vinto ancora il campionato era una cosa un po' strana. Abbiamo avuto qualche difficoltà con delle squadre che ci hanno dato difficoltà, messo in difficoltà anche nel giorno di andata, però insomma è una cosa da mettere forse anche un po' in conto. La stagione è stata straordinaria, non era preventivata, le ragazze hanno dato tutto quello che avevano e ci siamo messi nella condizione di poter provare a vincere un campionato. Allora andiamo a conoscere un po' le protagoniste, anche i protagonisti fuori, quindi allora da dove partiamo? Dov'è il microfono? Partiamo qua allora. Allora ditemi bene, ditemi il nome, cognome e ruolo, così anche ruolo. Diamo anche un ruolo, sì sì. È qui. Coach Rossi. Perfetto. Marta Palmisano, ruolo play guardia. Alessia Pignieri, ruolo guardia o ala. Margherita Zannoni, ruolo guardia. Sopra. Andiamo su? Andiamo al secondo piano? Sono tutte guardie. Laura Poplaska, ruolo guardia. L'altro. Lisa Poplaska, ruolo guardia. Anna Palmisani, guardia. Asia Lazzarini, ruolo guardia. Chi fa l'altro? Greta Laforgia, ruolo playmaker. Okay, perfetto, passiamo all'altro settore. Laura Farinello, guardiala. Giulia Novelli, playmaker. Valeria Nanni, play guardia. Laura Renzi, alla centro. Gloria Re, play guardia. Bianca Borsetti, pivot. Nicola Zarini, ala. Giù? Più o meno. Virginia Tosi, guardia. Gaia Panzeri, ala. Ha migliorato totalmente. Ovviamente sì, come al solito. È un zoppo. È il leitmotiv della stagione. Luca Scorsone, preparatore fisico. Benissimo, benissimo. Insomma, rimaniamo proprio da te perché insomma, rimaniamo da te perché
veniamo da te perché insomma queste ragazze hanno corso, Filo è venuto anche in altre occasioni, il vostro coach, chiaramente hanno corso per due squadre, no? Sia per la prima squadra che per l'Under 18, quindi è dovuto insomma anche fare una preparazione perché giocassero anche tante partite. Sì, sì, a inizio dell'anno abbiamo fatto la preparazione solita dopo l'estate, loro avevano già lavorato durante l'estate con il coach, molte, e poi dai, molto merito, bisogna dire che è del coach e degli allenamenti molto intensi che fanno di solito, quindi... Bene, basta, sì, sì. Allora, abbiamo anche delle immagini da vedere. Prima però con Nicolò vogliamo parlare anche di questa vendetta sportiva che avete consumato. Eravate segnati questa data in calendario, no? Il ritorno con il Fiorenzuola, capitato sì, proprio l'ultima. Era una partita importante, soprattutto perché dai, non ci andava giù il fatto di aver perso quella partita in casa. L'unica. Esatto. E però siamo andati là convinti e nonostante il primo quarto fosse partito come il primo quarto qua a Rimini, ovvero loro facevano canestro da qualsiasi posizione, dal secondo quarto siamo riusciti ad ingranare meglio la partita e a trovare più spazi fino al risultato, il più 20 del risultato finale, ecco. Sì, tra l'altro siete andati via praticamente quasi subito anche in questo caso, perché dopo sì, il primo quarto 21-23, 31-51, insomma già nel secondo, sì, sì, già andati via, e poi 50-75 per chiudere sul 69-93. Un super Francesco Bedetti che si conferma il vostro marcatore principe, 30 punti con 13 su 15 liberi, bene anche per la classifica del Gerani dei Ditapin, 11 falli subiti, per te 20 punti con 5 su 7 da 3, 4 su 5 Geri a metà gara, no? Quindi sì, un'ottima prova anche l'ultimo anche l'ho sbagliato al quarto, l'altro eri un po' stanco che ho fatto. Sì, un po' sì. Però insomma una gran prestazione. Sì, sì, sono contento soprattutto perché quando vado in campo cerco di ripagare la fiducia che Massimo ripone in me e tramite il lavoro che stiamo facendo riusciamo comunque a ottenere risultati migliori e anche grazie all'aiuto dei miei compagni riesco a trovare più spazi e a leggere meglio il gioco, ecco. 14 punti anche per Pesaresi. Alessandro, insomma, dicevamo, avevano appuntato questa data perché era proprio l'ultima di regular season, ma soprattutto perché era con Fiorenzuola. Sì, però bisogna dire che l'andata erano inciampati da soli perché Fiorenzuola ha giocato a Rimini la sua partita di intensità. Beh, loro erano, quella partita lì era dopo una sosta di 15 giorni, se non sbaglio, se la sono dormita abbastanza tutta, quindi voglio dire. Il dato reale è che sono tutte partite di preparazione per quello che cominceranno fra 10 giorni, i playoff, e poi secondo me a un certo punto le altre la danno anche un po' su, perché tanto se devi sprecare energie, che sei terzo quarto o quinto, quando cominciano a giocare il primo quarto, poi quando vedono che la squadra, la Rimini va via, la lasciano anche un po' andare, voglio dire, a quel punto non... Cioè, più che altro non riescono a contenerla. Non riescono a contenerla, è chiaro, chiaro. E adesso c'è un bel playoff da vedere, io penso che in 6 partite si chiuda, te la tiro lì. Qualche numero, Daniele? Qualche numero... Ma fa facile lui, Nicolò facile. Ha detto che loro all'inizio facevano canestro da tutte le parti, però hanno perso il primo quarto 23-25. Quindi forse anche qualcun altro faceva canestro da tutte le parti, diversamente 25 punti non te li inventi. E poi è finita, come al solito, ci si annoia dall'undicesimo minuto in poi, almeno fino a ieri, poi dalla prossima cambia. Abbiamo già detto, il playoff è un campionato completamente diverso, un'altra categoria, affronteremo una squadra comunque sicuramente buona, comunque ottava, con 20 punti, RBR ne ha 42, giusto per dare un peso. La partita di ieri praticamente è contata quasi nulla, se non per aiutare a portare Imola al terzo posto, che vuol dire non averla tra i piedi, visto che sembra proprio che sia la mina vagante del torneo. E quindi meglio così, perché se dovesse succedere probabilmente la si troverebbe solo in finale, sempre che l'altra bolognese, quella
più forte lo permetta. Si è infilato bene anche il playoff, perché si è infilato bene forte, il playoff, e dopo sì. Noi sono, esatto, sono dall'altra parte, infatti puoi trovare una delle due squadre più buone, che sono Bologna e Imola, con ogni probabilità si affronteranno in semifinale, quindi diciamo che l'operazione di ieri ha avuto sì il Sassuolino dalla scarpa da tirare via, però anche dal punto di vista della composizione della griglia è venuta bene. Quindi i numeri, anche se di fatto i numeri buoni ce li abbiamo qui. Stasera è tutto per loro. No? Roberto, scusami, guarda, visto che ci sono molti testimoni, se RBR perde una partita dei playoff, quando sta parando il prosecco do lo straccio io al Flamengo. Ti sei specializzato? Ormai mi sono specializzato in prosecco, quindi... Allora, con quella maglia. Andiamo... Allora, andiamo a vedere, abbiamo un po' di inserti, ricordiamo la partita, innanzitutto la partita promozione, quindi la partita storica, sarà trasmessa su Icaro TV questa sera alle 23:20 al posto della partita di Albergatore Pro, che non è riuscito a riprenderla, quindi praticamente ne approfittiamo per mandare subito le ragazze già questa sera, quindi quando insomma uscirete di qua il TG e poi potrete anche rivedere voi insomma la vostra partita. Però abbiamo estrapolato alcuni momenti, perché cioè, poi ce n'è uno che mi sono tutte le lacrime agli occhi, ma allora partiamo, andiamo con ordine, prima gli ultimi 30 secondi di partita. 30 secondi, si comincia a saltare, non si sente più nulla, 20-71-50, ruba palla Anna Palmisani, porta la palla di là, serve Asia Lazzarini che mette i due punti che probabilmente chiudono tutto. Cedo il microfono per gli ultimi 10 secondi a coach Roberto Zannoni. Lo cediamo al pubblico perché è un tripudio, è una vittoria meritata e adesso via la festa, grandissime ragazze, grandissime, e adesso anche la Serie B del palloncino, ed è perfetto, ed è perfetto. Anche un po' di emozione, no? in queste parole anche, no? Ma sì, poi era bellissima la cornice, ti dico la verità, faccio la detto stampa da tanti anni, ma non mi sono mai divertito come quest'anno. E secondo me uno dei grandi segreti di questa squadra è stata, e ne parlavo con coach Eros Besti proprio qualche giorno fa, ovviamente loro in campo hanno vinto le partite, però dietro c'è stato uno staff che è veramente unitissimo, proprio abbiamo lavorato molto molto bene insieme, e spendo una parola per Roberto Zannoni, che a livello organizzativo ci ha anche tirato parecchio le orecchie a inizio stagione, perché magari c'era qualche cosa in cui non eravamo stati puntualissimi, e poi si è creata una coesione veramente straordinaria, quindi ci siamo proprio divertiti. Io volevo sentire anche qualcuna delle ragazze, allora chi ha il microfono in zona, raccontatemi un po', insomma, cosa avete provato in quegli ultimi secondi, insomma, quando avete capito è fatta, ce l'abbiamo fatta? Fino alla fine è stato così, poi quando ho visto il tabellone che il tempo era finito, ho visto le altre, la gioia negli occhi, è stata una delle soddisfazioni più grandi, non mi era mai capitato di vincere un campionato, poi con una squadra così, c'è amiche fuori dal campo e tutto, c'è un'unione speciale tra di noi, un grazie ai nostri allenatori, a tutto lo staff che ci ha accolto come una famiglia, e è stato bellissimo, ecco. Ecco, vi aspettavate, passiamo il microfono, aspettavate una stagione così vincente, più che vincente anche vincente, perché insomma, avete un rione di marcia strepitoso. Sì, come abbiamo detto spesso, dall'inizio dell'anno non ci aspettavamo tante vittorie, anche 19 di fila, quindi insomma un bel risultato, però ce l'abbiamo messa tutta e siamo da settembre in palestra ad allenarci, noi senior ma anche soprattutto le under 18 che hanno due campionati da affrontare, quindi sono in palestra sicuramente più di noi e che si allenano più di noi, però insieme ci siamo allenate tutte insieme, appunto, e grazie al supporto dei nostri allenatori siamo riusciti appunto in questo a raggiungere questo traguardo e quindi a vincere 20 partite su 22,
insomma, quelle due sconfitte penso facciano parte un po' del corso del campionato, di tutti i campionati, quindi non ci siamo fatti abbattere da queste due sconfitte, ci siamo presi la coppa. Avete voluto festeggiare in casa, diciamolo, sì. Tutto, avete sì, voluto, perché sì, ecco. Così insomma c'era un po' tutto. Ma vedo anche che ci sono due gemelle, eh? Abbiamo due coppie. Dove di sono? Gemelle. Due coppie. Ah, perché voi vi siete separate invece. Ecco, diversivo. Passa. Anche questa è una particolarità, perché cioè, anche i Manu sono gemelli. Gemelli diversi, sì, diciamo eterozigoti, esatto. Mi hai raccontato un po' cosa si prova un po' a giocare, a condividere un po' questa avventura anche in famiglia? Cioè, sicuramente è più emozionante condividere, per esempio, con mia sorella, per esempio, i momenti di gioco oppure le vittorie. E soprattutto quindi avere due compagne che sono nella nostra stessa situazione, magari ci confrontano noi come a loro. No, è vero, infatti adesso passiamo a lei che è più vicina, perché insomma, vi voglio chiedere, ma vi siete mai ritrovate in una situazione del genere? Cioè, due coppie di gemelli in una squadra credo sia quasi un primato, adesso non lo so, perché no, vabbè, è raro. È raro. Già è raro che ci siano due gemelle che giochino nella stessa squadra, ma quattro. Poi i numeri consecutivi. Cioè, no, due. 24, 25, 19, 20. Cioè, quindi fa anche ridere. Così ci scambiano meglio. Ma avete anche gli stessi ruoli? Sì, più o meno. Più o meno. Loro due sì, noi un po' meno perché lei fa più ala. Ok, no, io volevo chiedere, adesso lo chiedo a lei invece, se invece vi capita, visto che tanto praticamente, cioè, i vostri genitori, gli amici, i più stretti, ma sicuramente non gli arbitri, che magari, cioè, se quando uno fa il quarto fallo, non so, si può scambiare la canotta, cioè, se si fa questa, si può fare questa astuzia? Cioè, tutti lo dicono, ma in realtà quando ci sei dentro... Non l'avete mai fatto. Siete corrette. Giocano con due maglie, uno è il numero dell'altro. No, diciamo, perché sotto. Uno ha fatto quattro falli, uno ne è una, magari. Sotto una maglia con no, era una battuta. Allora, passiamo al microfono, perché qua voglio anche sentire con il vice, visto che si è parlato molto anche di coesione dello staff, che è quello da dove è nato tutto, insomma. E questo è il segreto, oltre al fatto di avere delle splendide ragazze che poi alla fine hanno ottenuto i risultati, perché insomma lo staff può essere bravo quanto vuoi, ma se poi dopo alla fine non c'è il materiale non si va da nessuna parte, no? Sono state bravissime le ragazze, sempre una grande attitudine, hanno lavorato sodo, perché Coach Rossi ha fatto lavorare veramente sodo, e sì, come diceva anche Mandu, abbiamo fatto veramente un bello staff, abbiamo lavorato tutti insieme, abbiamo sempre cercato di aiutare Filippo nel suo lavoro, e con Mandu che ci ha dato sempre quell'là in più alle ragazze per essere pronte anche fisicamente. Comunque sì, abbiamo fatto veramente Luca. Una bella coesione. Come hai fatto? Luca. Allora, andiamo a vedere. Io non resisto più, lo devo far vedere a tutti in questo momento. Cioè, perché un festeggiamento come si deve, no? Alla fine richiede anche che si sbocci, no? Sì, cioè andiamo a vedere del giornalismo d'inchiesta vero adesso, un reportage vero. Questo momento bellissimo, così, vi giuro, mi ha fatto venire le lacrime agli occhi mentre ero sul banco a vedere queste cose. Ho detto, questa è troppo bella, la dobbiamo far vedere, quindi ve la faccio vedere. E allora teniamo la linea ancora per guardare Coach Rossi che stappa la bottiglia. L'Happy Basket, la Renauto, è in Serie B dopo una grandissima stagione con 19 vittorie consecutive. Aspettiamo questo momento. La spranga è stata stretta moltissimo. È un grande momento. Non andate via, perché poi con Federica Tonini, che ringraziamo ancora per le immagini, andremo a raccogliere le interviste a caldo. La bottiglia non si stappa, incredibile, è sigillata, l'hanno presa dall'ICS Forlì, credo. È lo stappo nemmeno nel varo della nave di Fantozzi, credo.
Marta Palmisano ha il suo bel da fare. È una bottiglia impossibile da aprire. Si va dal coach, lui è espertissimo. Attenzione, niente, non si riesce. È un momento grottesco. Niente. Si prova anche coach Besti. Attenzione, sta durando più della partita questo momento. E intanto ringrazio anche Alex Bianchi che mi sta facendo la diretta su Instagram, una diretta infinita. Ecco, forse si stappa, forse sì, forse sì. Oh, ecco, è arrivata con la grappa. Sta per saltare il tappo, no, si è spezzato, incredibile beffa. E allora la chiudiamo qui sui coriandoli, per adesso è tutto, ci sentiamo per le interviste dopo gara. Allora, questo è stato il momento più bello, devo dire. C'è stata una roba proprio favolosa. Alessandro, quanto hai invidiato Mandu che ha potuto commentare questa cosa e tu no? L'ho invidiato un sacco. Lo volevo dire prima, adesso mi autogufo, non ho mai commentato una promozione io in 50 anni che faccio sta roba. Sì, ma tu mi hai invidiato perché io ho fatto tutto il tappo minuto per minuto e te non l'hai mai fatto. Allora, chi è che ha provato ad aprire qui? Date l'amico, perché ma che cosa è questa bottiglia? No, è perché siccome avevo le mani sudate, allora ho provato anche con la maglia. Ho preso la maglia, ho fatto una confusione incredibile, ma non ce l'ho fatta. Allora poi abbiamo dato l'allenatore, non ce l'ha fatta neanche lui, mani sudate, sai, festeggiamenti, così. Allora poi è arrivato il papà dell'Anna, è arrivato lo chef, dice dai, lui ce l'ha fatta. Ci penso io, no? Arriva, non ce la fa neanche lui, così. Allora con i denti, tac, l'ha staccato, fail. Che momento davvero bello, dopo lo riproponiamo dopo nella partita, perché insomma è un momento cult, diciamo, definiamolo così. Allora, ci sono un sacco di messaggi per le ragazze. Sì. Tremate perché tocca a voi. Andiamo. Come avete festeggiato la vittoria, capitano Novelli? Chiamare il capitano Novelli, aggiunto. Devo rispondere. Non lo so, puoi dire che non te lo ricordi. Se cortesia rispondere, sì. Molto bene. Ci siamo sicuramente divertite. Ci hanno offerto la cena, quindi abbiamo mangiato, siamo andati a ballare. Lo sfumate non ve l'hanno più offerto, perché tocca tanto. No, ce l'hanno offerto. Ce l'hanno offerto. Vabbè. Ce l'ho fatta. Ci siamo divertite, direi. Sì. Bella serata. Non entriamo in altri dettagli, che avevo già capito. Andiamo avanti. Grande P-Basket, complimenti a tutte le ragazze. Mm-hmm. Complimenti alla Cerina, del esempio in campo per tutte le giovani giocatrici. Bravissime ragazze, dopo tanti sacrifici è arrivata la meritata vittoria. Ancora? Grandi ragazze, cuore sempre. Complimenti alle ragazze dell'EP Basket, grande vittoria del campionato. Anche se ha contato come il 2 di coppe, come al solito, tutto merito di Eros Pezzi. Novelli, raccontaci la festa post-gara. Chissà quali aneddoti potrebbe raccontarci il capitano, ma non ce li vuole raccontare. Quindi andiamo avanti. Quindi. Non se lo ricordo. Auguri di buona Pasqua a tutto lo staff di Icaro e siamo pronti per guardare tutti al Flaminio i playoff e i set che erano a Fiorenzuola, non si sono annoiati ma divertiti. Grande squadra e coach da Rita. Questo è da tirato anche per te, esatto, perché da chi è andato si è divertito, perché insomma guarda, guardando come purtroppo sta andando il calcio quest'anno e come sta andando RBR, devo dire che preferisco andare a vedere RBR rispetto a Rimini. Almeno diciamo che ci si annoia con tra virgolette, sempre ci si annoia. Ci si annoia perché non c'è la partita. Perché non c'è la partita. Però vedere un 30 punti e un 20 così, dai, insomma. Vale la pena, sempre comunque. Le percentuali di tiro sono belle, quindi quando si gioca bene è sempre bello, però ci vorrebbero un pochino anche gli altri per renderla un pelino più frizzante.
Speriamo nell'anno prossimo. Sì, vedremo l'anno prossimo. Speriamo. Andiamo avanti. Complimenti alle ragazze, per Pasqua vi siete fatto un bel regalo. La B. Ok. Per Nicolo Moffa, la tua crescita atletica e tecnica si vede in ogni partita. Tanto lavoro? Complimenti da Francesco. Lavoro sicuramente. E grazie, io ci metto sempre del mio. Dopo con i miei compagni comunque sono più grandi, hanno giocato comunque anche in serie più alte. Grazie al lavoro che sto facendo con Massimo cerco di prendere dei miei compagni le cose che mi servono di più e grazie a Massimo di crescere in tutti quegli aspetti in cui devo migliorare e piano piano questa stagione lo sto facendo. Adesso dovremo iniziare i playoff, quindi gli allenamenti continueranno. E adesso ti senti cresciuto? Cioè, nel senso, la tua sensazione vivendola dall'interno, no? Ti senti insomma migliorato? E in che cosa soprattutto? Sì, adesso in che cosa? Secondo me è un po' in generale. Perché non stiamo facendo comunque un lavoro per migliorare questo, stiamo facendo un lavoro generale, quindi suppongo che il mio miglioramento sia, diciamo, abbastanza generalizzato, però sì, mi sento che posso dare di più, sento che posso dare comunque aiuto ai miei compagni di squadra e quindi continuiamo così e lavoriamo, vediamo come va. Andiamo con altri tre messaggi. Bezzi numero uno. Non a bestio. Eros Bezzi non è capace ad aprire neanche l'acqua, figuriamoci lo stupro. E chiudiamo con i complimenti. Bravissime ragazze, complimenti a tutti. E adesso cariche per la Serie B. Adesso si riposeranno un po'. Adesso come si è messi con l'Under? Come si è messi con l'Under? Giochiamo domani. Ti riposiamo già talmente domani? Tanto che giochiamo domani e dopodomani. Ah, bisogna un buon riposo perché sì. Sono abituate tanto, quindi. Tutte qui. Quindi avete già due partite, una. Sì, dobbiamo fare il turno interregionale, abbiamo delle partite di andata e ritorno, ci sono state delle problematiche per fare l'interzona oppure no, insomma non voglio entrare in questi dettagli qui, comunque dobbiamo giocare due partite con Battipaglia, l'Under 18, le giochiamo tutte e due qui in casa, una a Sant'Arcangelo domani alle 9 e mercoledì alle 4:30 la Carima Rimini. Poi dovremo affrontare Roma a Roma e avremo Luca in casa, dopodiché vediamo come ci saremo qualificati. Se arriviamo primi andiamo avanti, se no abbiamo finito e concluso la stagione Under 18. Quindi la stagione Under 18 prosegue, continua. 7-8 ragazze che sono qui, 9, domani devono scendere sul parquet, lo devono fare mercoledì e andiamo avanti fino ai primi di maggio. E questo è, insomma. Sentiamo da una delle 7-8 quante sono, perché sono una bella fetta. Sono una bella fetta. Sì. Passiamo il microfono al capitano. Sono di più, una decina, 12. Sono 12, sono... Sì, sì. Oggi siamo tutti. Sì, sono tutti. Allora, capitano, allora, adesso avete queste due sfide, insomma, che arrivano dopo i festeggiamenti, è vero, insomma, c'è stato un giorno per riprendersi. Abbiamo festeggiato intensamente e adesso si torna in campo. Un altro campionato e anche questo particolarmente duro, siamo in una fase in cui incontriamo squadre particolarmente preparate e quindi ci sarà da stringere i denti. Qui chiedo a te, siete paghe oppure avete ancora fame, vista la vittoria del campionato della prima squadra? No, sì, vabbè, essendo un altro campionato siamo comunque affamate, cerchiamo di dare il meglio sempre. E domani scendiamo il campo, nonostante la vittoria di sabato, preparatissime lo stesso, con la voglia di vincere solita. E sappiamo di incontrare una squadra, insomma, sarà dura, però ce la metteremo tutta come sempre e daremo il meglio. Molto bene, allora, noi andiamo a questo punto dai nostri amici di Fisiochinetica. Con la stagione fredda iniziano i dolori.
Per problemi di artrosi, traumi o incidenti sportivi, a Fisiokinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te. Con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere. Centro di riabilitazione Fisiokinetica. Il primo consulto è gratuito. Ci trovi a Sant'Arcangelo, via Ugo Braschi 12, Gelso Sport, Igea Marina, Domus Medica, Nova Feltria e su internet fisiokinetica.it. Allora, rapidamente il nostro giro di campionati. Parliamo di C Silver con l'Atletico Borgo che ha perso con i Dulca Angels 69-86 la finale, 17-20, 31-42, 53-60 i primi tre parziali. Per gli Angels 19 di Russi, 17 di Zannoni, 15 di Fusco e 10 di Colombo e Lucchi. Parliamo anche di questo episodio abbastanza particolare, ma quando parliamo di Titans quest'anno succede davvero di tutto, perché era in programma venerdì sera gara 2 della Coppa, appunto in casa della Isis Iesi. Hanno giocato in realtà un amichevole perché non c'era il medico sociale, il medico insomma che avrebbe dovuto presenziare dal momento della palla 2, e quindi le due squadre, insomma, per non tornare a casa senza aver neanche giocato, hanno fatto un amichevole. A questo punto però ricordiamo che per il risultato ufficiale si attende il pronunciamento del giudice sportivo. Gara 1 era stata vinta dalla Pallacanestro Tirano per 95-67. Quest'anno davvero sta succedendo di tutto, sì, ai ragazzi, sì, di Ciacci, anche no? Perché, sì, esatto, sì. Ci mancava solo questa dopo... Questa è bella però, senza il medico non giochi, vai a Iesi, stai lì. Stai lì, fai l'amichevole, e adesso devi capire se ci devi tornare oppure se... Comodissimo, cioè, va bene. Bellaria Basket che torna appunto a vincere con il PGS Welcome 78-70, 14-20, 31-36, 54-61 i primi tre parziali, 20 punti per Benzi e Tassinari, 16 per Foiera e 11 per Galassi. In caso di un'improbabile sconfitta di Argenta contro l'ultima già retrocessa Progresso EP Basket, con una vittoria a Budrio Bellare potrebbe ancora centrare la promozione diretta, altrimenti saranno playoff. Daniele, anche se a questo punto forse diciamo l'occasionissima è stata quella famosa partita di cui abbiamo già parlato, teoricamente è già sfuggita, è già, però insomma tra la squadra del retrocesso molto difficile, non si sa mai, però non la palla è tonda, però i valori secondo me nel basket soprattutto ci sono. Stella Ferrara 58-82 e poi chiudiamo con Riccione che ha perso sul campo del Serene per 79-91, quindi 91-79 per i padroni di casa, 21-16, 37-32, 65-48 i primi tre parziali, 21 per Amadori, 16 per Pierucci e Medde, 12 per Mazzotti. Chiudiamo con gli ottavi dei playoff di promozione, gara 1 a Sorriso ai Rosen Crown Villanova Tigers che hanno superato i Tatanka Imola per 57-54, 14-12, 33-24, 43-37 i primi tre parziali, 18 per Sacani, unico giocatore in doppia cifra per quanto riguarda i Villanova Tigers. Così abbiamo anche completato il nostro giro, però volevo sentire anche dalle ragazze che ancora non hanno parlato. Partiamo da voi due per completare questo settore senza fare lo scarica microfono come se fosse la palla avvelenata. È un po' le vostre emozioni, quando avete capito che sarebbe stata la stagione giusta? Allora, per quanto riguarda la Serie C, io sono poco informata perché gioco in Under 18, però per quanto mi riguarda, vedendole da fuori le partite, le abbiamo capito quasi subito, perché vedevamo che comunque, anche se alcune cose non venivano, ci mettevamo il cuore e in ogni caso eravamo unite e quindi riuscivamo comunque a ribaltare anche quando le cose andavano male. E questo è il segreto di questa squadra? Sì, è comunque una squadra con un grande gruppo e quindi anche essere unite fuori dal campo ci ha aiutato molto, diciamo. Bene, dopo tra poco andremo anche di là. Quali sono le vostre ambizioni, coach, per quanto riguarda l'Under 18? Ma l'Under 18 cerchiamo di fare il meglio, siamo coscienti che siamo in una fase nazionale, per cui incontriamo buona parte delle squadre più forti che ci sono in Italia, che sono costruite per andare alle finali nazionali, che hanno foresterie, che fanno reclutamento. Una cosa straordinaria nostra è che sono tutte giocatrici di qua, di casa nostra, che si sono formate qui. E io devo ringraziare
abbiamo sicuramente fatto un buon lavoro, stiamo facendo un buon lavoro, però è anche giusto ringraziare quelli che hanno lavorato prima con loro, perché io sono un anno e mezzo, due che sono qui e ho preso parte di un gruppo che ha già lavorato con altri. Devo ringraziare, perché fa parte della mia famiglia, mio padre, che ha avuto anche parte di questa squadra qua e che comunque, anche se non si è visto, ha dato una mano in società quest'anno e ha aiutato un po' sia me, un po' anche loro, andando qualche volta in palestra quando non era possibile avere tutti gli allenatori che siamo impegnati in altre cose. Quindi l'Under 18 secondo me sta facendo quel massimo di quello che può fare. Adesso dobbiamo solamente fare vedere, ecco, agli altri che ce la possiamo giocare, dare fastidio e cercare di essere competitivi, perché è giusto per loro anche confrontarsi con della gente che sulla carta o per aspettative dovrebbe mirare a qualcosa di più alto. Abbiamo visto il campionato di Serie C, insomma, che se ci sono anche altre peculiarità nella squadra si possono ottenere risultati inattesi. Molto bene, andiamo a sentire anche le ragazze, perché volevo chiedervi un po', visto che fate non passare al microfono, ferma lì. Voglio sentire anche la tua voce, perché insomma fate tanti allenamenti, no? Tante partite, anche tanti allenamenti. E si riesce a conciliare bene, insomma, lo studio con tutti questi impegni tra allenamenti e partite, o c'è qualche difficoltà? Sì, no, riusciamo bene a conciliare il tutto, e ogni tanto facciamo arrabbiare il nostro allenatore quando magari saltiamo all'ultimo, parlo personalmente. Però sì, si riesce a conciliare tutto nonostante gli allenamenti siano molto intensi anche durante tutta la settimana. Ecco, uno dei segreti di questa squadra è anche... è bello parlare con quello che scuote la testa, no, io no, no. Dicevo, sta anche nel fatto che, insomma, anagraficamente siete molto, molto giovani, quindi questo, diciamo, il fatto anche di giocare per la stragrande maggioranza in due squadre, questo credo aiuti anche, no, a fare gruppo, perché di fatto siete quasi sempre insieme, insomma, alla fine, al di là degli impegni poi scolastici o lavorativi o comunque extra sportivi. Sì, credo che questa sia una cosa importante, ancora di più il fatto che molti di noi giocano insieme da diversi anni, e anche se ci sono state ragazze che sono entrate da poco, comunque vivendo in una città, diciamo, come Rimini, Sant'Arcangelo, ci conoscevamo già tutte, e questo ha creato una coesione che è comunque molto importante. Voglio sentire dalla gemella, perché loro abbiamo capito, no, ma voglio sentire se ogni tanto voi ve la scambiate la maglietta per i falli, così, cioè fate queste, siete oneste come le vostre colleghe gemelle, o... Sì, la scambiamo. No. Peccato. No, puntavo su una confessione. Siamo onesti. E beh, vi confrontate anche con le altre gemelle? O diciamo mi spiego meglio. La relazione che avete, insomma, visto che questa particolarità, che a me incuriosisce molto, però è uguale il rapporto che avete con le altre gemelle? È uguale alle altre ragazze, oppure c'è un rapporto, diciamo, anche particolare per il fatto di avere questa cosa che vi accomuna particolare? Vabbè, magari ci capiamo proprio dal punto di vista delle relazioni con la sorella. Quindi quando qualcosa non va, vai da tua sorella, chiedi un abbraccio, e nelle vittorie o nelle perdite si è sempre insieme, sia in campo che a casa. E invece che vi chiedete suggerimenti tra gemelle, dico diverse, non tra sorelle, dico nel caso... Ah, suggerimenti? No, ognuno fa modo suo, ognuno fa modo suo. Va bene, a te invece voglio chiedere un po' la partita della stagione, secondo te qual è? Adesso l'ultima è facile, perché con i festeggiamenti, non voglio sapere il post, cosa è successo, che il capitano non ci ha voluto di rivelare, giustamente. Non saprei. Vuoi una seconda domanda? Prego. No, se viene in mente a te la partita, va bene. Contro Progresso. Contro ICS, e da loro abbiamo vinto di 2 punti, e quindi è stata una vittoria devastante. Noi eravamo gasatissime, infatti dopo, quando sono venuti in casa da noi, ci hanno
da pagare, insomma. E poi anche quella contro Progresso, che ci siamo guadagnati la 18ª vittoria, è stata, dai, una vittoria importante, insomma, ce la siamo guadagnata. Diciamo, è stato quello il momento in cui avete capito che la vittoria del campionato, sì, che ce lo potevamo portare a casa, insomma. Ci sono stati alcuni incidenti di percorso, nasi rotti, però per il resto... Chi è che si è rotto il naso? La gemella. Ah, ecco, giusto, per farsi riconoscere, giustamente. Però dai, per il resto abbiamo giocato uniti fino alla fine, quindi ce l'abbiamo fatta e siamo contenti, insomma. Molto bene. Allora, qua ci sono altri messaggi, andiamo a leggerne un altro paio. Siete tutte belle, brave e fantastiche. Grande Filippo. Grande Filippo, super coach. Forza Virgi, bravissimo. Molto bene, allora. Adesso chiaramente state iniziando a preparare, adesso forse è un po', diciamo che da una parte, guardando il calendario, no, Nicolò, è un po' prematuro parlare, no, di playoff, però l'obiettivo, tanto ormai voi l'avete focalizzato lì probabilmente da prima che iniziasse la stagione, visto che si giocherà tutto lì. Sarus Bologna, che avversario è? Abbiamo ricordato prima, insomma, che ha fatto meno della metà dei vostri punti in classifica, ma questo non toglie le difficoltà comunque di una partita, cioè di una serie comunque che può nascondere delle insidie anche per una squadra forte come il Bregatore Pro. Sì, Bologna sicuramente ha dei giocatori di esperienza. Adesso noi già da questa settimana cominceremo un po' a preparare la partita di tra due domeniche, e poi ovviamente dobbiamo sempre andare lì con l'obiettivo che abbiamo avuto tutta la stagione, ovvero quello di vincere le partite. Non dobbiamo pensare all'avversario che abbiamo davanti e dobbiamo giocare la nostra pallacanestro e arrivare al risultato, all'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio stagione. Allora, andiamo a vedere un altro contributo per quanto riguarda la festa, e poi ci sono anche le interviste a Piomboni e Piracini, presidente e dirigente storico dell'EP Basket. Andiamo a vedere se il taglio della retina è andato meglio. È andato meglio lì? Ce l'avete fatta lì? Ok, andiamo a vedere. Presidente, risultato storico, giornata storica, dietro stanno tagliando la retina, grande emozione. Tutto storico, il merito assolutamente delle ragazze, ricordo in sto momento 19 vittorie consecutive e degli allenatori. Il merito è solo il loro per quello che hanno dato e per la gioia che ci hanno dato. Noi continuiamo a fare quello che ci piace. Speriamo che piaccia anche a loro. Bravi, veramente bravi tutti, e grazie a tutti voi che avete reso sta serata indimenticabile per noi. Grazie. Paolo Piracini, giornata storica. Renauto in Serie B. Renauto in Serie B, la squadra delle nostre ragazze Happy Basket in Serie B. Siamo veramente felici e contenti. Appena lo dirò a Giovanni, che non è potuto venire perché lui è responsabile adesso della Renauto, sarà felicissimo ed entusiasta come lo sono io. Beate, brave queste ragazze, molto brave, grazie. Renauto, che non è solo uno sponsor, è molto di più, è parte della famiglia, è parte del gruppo. Perché si sceglie di stare vicino al basket femminile con la passione e l'attaccamento che avete dimostrato voi in questi anni? Ma è una storia che viene un po' da lontano. Subito dopo la guerra mio padre fu il primo rappresentante della basket a Cesena, e quello che iniziò
i corsi per gli arbitri, le squadre, il torneo cittadino, e di lì è nata questa passione che è continuata, e adesso sono veramente contento e felice di poter continuare a sponsorizzare questa bella squadra, questa bella società. Ecco, vi segnalo anche in chiusura di partita anche una particolare intervista a Filo Rossi e alla sua scala, la scala su cui sono salito. Chi è che è salito? Sei tu? Deve parlare, sì. Sì, sono io. Com'è andata lì? Ho visto che te la sei cavata meglio con la bottiglia. Sì, benissimo. Direi che è stata... Perché quella richiedeva già un'operazione di base un po' più... Era un po' più particolare, insomma, bisogna tagliare così. Però sì, tutto... anche perché la forbice faceva schifo. Tagliava malissimo. Però no. Missione compiuta. Ho visto che mentre parlava il presidente, ho sentito il boato, siete riusciti a recuperarla. Sì, sì, sì. E adesso dove l'avete messa? Chi ce l'ha? Chi l'ha presa? Allora, adesso la retina c'è il capitano. Okay. Giustamente rimane lei, ovviamente poi ne taglierà un pezzettino per uno e la darà a tutti, perché è giusto che tutti ce l'abbiano e basta. Bene, dice... Comunque, giusto per la cronaca, poi la bottiglia l'abbiamo aperta, nel senso che io ne avevo portato un'altra nascosta in spogliatoio. E si ecco. Vede che e qui entriamo però nella parte che il capitano ha preferito lasciare così in sospeso, no, ha capito? Poi l'abbiamo aperta e sono riuscita a festeggiare come si no fa. No, ma ho visto, l'hanno notato anche loro, perché quella famosa intervista con la scala praticamente viene leggermente interrotta da un'incursione di voi ragazze, non ricordo, non ho visto che ecco, Anna, ecco qua, tutte e due, ecco qua, le colpevoli che praticamente insomma dai, però la potrete vedere dopo, avendo ovviamente Filo Rossi qui ospite, non l'abbiamo proposta perché insomma è qua con noi, abbiamo preferito sentire la voce dal vivo. Sì, Roberto, scusami, ringraziamo anche Carlo, sì, custode della Karim, che ha dovuto pulire tutto. Io stamattina sono stato alla Karim e l'effetto alcol del prosecco aveva stampato i coriandoli sul parquet. Quindi stamattina con la candeggina e olio di gomito il povero Carlo ha dovuto pulire tutto. E allora insomma... Bravissimo. Bravo. Quando ha visto il canestro senza, che cosa ha detto? Senza... Ma non lo so, io non capisco le imprecazioni in ecuadoregno. Quindi chi sarà stato adesso? Chi la rimette adesso? C'è il bidone per mettere giù i soldi per ripagarla, naturalmente, già attaccata alla porta. Giustamente. Bene, noi siamo in chiusura. Tu non mi vuoi dire niente, sei rimasta silente. Ha fatto lei è il capitano della squadra, facciamola parlare. La facciamo parlare. Sì, no, anche... perché ho visto prima la guardava, però ho visto proprio che ha fatto finta come per dire, ma lascia stare. Anche perché Pucci, Gloria, detta Pucci, è conosciuta universalmente con questo nome, da dicembre purtroppo non ha più potuto giocare per un problema di infortunio, era una delle nostre giocatrici di punta, come sanno più o meno tutti quelli che seguono Happy Basket a inizio stagione. Quindi questo da un lato dice ancora di più quanto sono state brave le altre a continuare a vincere e d'altra parte, allora le faccio una domanda io, come è stato guardare vincere le tue compagne magari senza poter dare il contributo nel momento decisivo, finale? Cosa hai provato? Esatto, come ho detto io ho fatto praticamente tre partite poi... Purtroppo ricordiamo. Ho cercato di seguire l'allenamento. Vicino al microfono, Gloria, scusa. Scusami. E comunque ho cercato sempre di andare in palestra e seguire gli allenamenti. E comunque cioè, è stata un'emozione anche per me, nonostante non fossi con loro dentro al campo, perché comunque anche da fuori vedevo tantissima grinta, tanta passione, tanta voglia di fare, di vincere. E quindi mi hanno dato tante emozioni, non pensavo. Quando tornerai? Sì, adesso ho tutta l'estate davanti per poter recuperare, quindi spero che il prossimo anno, a settembre, agosto, così sarò pronta. Ti hanno fatto un bel regalo le tue compagne, però. Molto. Perché insomma, le hai lasciate in C e le ritrovi e ti ritrovi anche in B, insomma, con la Renauto. Molto bene, noi siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questa trasmissione, ci hanno preso qualche minuto in più, questo posticipare qualche minuto, ma poco, alla partita, tra poco il TG.
e poi appunto la partita promozione dell'Arenauto Happy Basket. Io vi ringrazio perché è stato un piacere, un onore avervi qui nei nostri ospiti, i nostri ospiti per quanto riguarda lo staff tecnico. Grazie anche a Nicolò, in bocca al lupo ovviamente, sì. Perché insomma, in bocca al lupo anche all'Under 18 dell'Happy Basket per il proseguo del campionato. Grazie ai nostri opinionisti, grazie Mandu, grazie a tutti voi che ci avete seguito fino adesso e che avete anche comunicato con noi tramite la nostra Federica. Calcio.basket torna lunedì 29 aprile alle 19.35. Brava. Ma quanto è preparata questa ragazza? Lunedì prossimo non ci saremo a Pasquetta, quindi torniamo tra due lunedì. Buon proseguimento, buona serata. Il programma è stato offerto da Nuova Ricerca. Thermocontrol Service.